Io sono di Torino, vivo a Torino da qualche anno e ho avuto un film in concorso nel 2014, credo 15, e quindi l'ho prima vissuto il festival un po' da spettatore e poi con un film in concorso e vabbè, anche rispetto ad altri festival è molto bello perché è molto sentito dalla città, avendo frequentato anche parecchi altri festival, la differenza principale è quella che è molto sentito dai torinesi e frequentato, quindi è bello andarci. È stato molto emozionante avere un film qua perché era un film molto personale e diciamo alla proiezione c'erano un sacco di amici, di parenti, perché il film era sulla relazione tra me e mio fratello e quindi è stato molto molto intenso dal punto di vista emotivo. E avere la prima di un film così personale in un festival così abbastanza grande è stato molto molto bello, è stato quasi un sogno, insomma, quindi l'ho vissuto forse anche di più di quello che era in realtà, quindi solo cose positive, insomma. Parto dal presupposto che se l'esperienza che sto vivendo è intensa per me, riesce attraverso un processo cinematografico e tutto il processo che porta alla creazione di un film, riesce o a incrinare una mia opinione o a stravolgere qualcosa in cui credevo, oppure a fortificarlo, oppure a muovere qualsiasi cosa dentro di me, questa cosa poi possa arrivare. È l'unico modo per cui possa arrivare a chi guarda e perché abbia un senso in chi guarda. Per cui potenzialmente tutto ciò che riesce a muovere qualcosa dentro di me può diventare comunicabile e ha senso comunicarlo per qualcuno che vede. E, non so come dire, la realtà ha un unico punto di vista, quello della persona che la guarda. In questo caso io posso comunicare soltanto il mio di punto di vista. Per cui partire da cose così vicine è l'unico modo che penso possibile al momento per far arrivare delle questioni più universali. Io con questo cortometraggio e il terzo, e adesso sto lavorando a un quarto lavoro autobiografico che in qualche modo sono tutti collegati e partono tutti da situazioni molto molto personali e precise della mia vita, ma che abbracciano cose universali. Il primo è il rapporto con il proprio fratello o con un familiare, il secondo tratta di fecondazione assistita e del desiderio di avere un figlio che non arriva, quindi anche qui da un punto di vista è la nostra storia, ma chi vede spero si possa attraverso un punto di vista particolare trovare il suo punto di vista e trovare spunti. In questo caso è un viaggio di nozze atipico perché appunto nel momento in cui stavamo facendo la fecondazione assistita, io e mia moglie Laura, abbiamo deciso di fare una pausa, di sposarci e di andare in viaggio di nozze. Ma il viaggio di nozze in realtà è servito per provare a capire e a fare delle cose per riuscire comunque ad avere un figlio che non arrivava. Per cui non è stato un viaggio di nozze di quelli che si può immaginare. Insomma, siamo andati in India, siamo andati in un ashram, siamo andati in una clinica ayurvedica a fare dei trattamenti ayurvedici di medicina, diciamo, alternativa. E in realtà il corto non parla neanche di questo, perché questa cosa della fecondazione assistita è sullo sfondo. E in realtà io cerco dal momento che soffro di mal di testa, andando lì per cercare di risolvere il problema di non avere un figlio, colgo l'occasione per provare a capire perché ho sempre mal di testa e provare a ragionare, cioè, attraverso proprio i trattamenti, il fatto di andare a fare un percorso spirituale, cercare di provare a risolvere quel problema. E cercare soprattutto di raccontare, di mostrare qualcosa che non solo sta dentro la testa di una persona, ma che anche se io provo a raccontartelo, la prima reazione che ho è di capire che tu non stai capendo cosa vuol dire il mio dolore, quello che io provo quando ho mal di testa. Per cui è questa la sfida di questo cortometraggio, provare a raccontare sia dei luoghi fisici, perché una clinica ayurvedica, un ashram solitamente sono luoghi posti
poco accessibili dal punto di vista di semplicemente pratico, di fare delle riprese, no? Ma anche e soprattutto il luogo, cioè rappresentare, raccontare cosa avviene dentro la mia testa quando ho mal di testa, cose che partono per definizione come impossibili da raccontare. Quindi c'è questo tentativo di sfida, raccontare qualcosa che non si può raccontare e non si può mostrare. Io penso che il fatto che il cinema sia lavoro di squadra sia un po' una forzatura, nel senso che il film è comunque sempre il film del regista, soprattutto nel cinema industriale organizzato in maniera verticistica. Per cui il fatto di fare dei film da solo, pseudo da solo, è soltanto perché raccontando quello che ti è più vicino, spero di riuscire ad essere più autentico, mentre invece quando la macchina industriale si deve muovere si mettono in campo tutta un'altra serie di cose che poi potenzialmente possono stravolgere anche l'autenticità espressiva di una persona, per cui sono semplicemente meno filtri, io la intendo così, fare un film senza che siano coinvolte così tante persone permette di avere meno filtri, cioè io sono andato in India con una telecamera come quella che state usando adesso, e con un microfono un po' più bello di quello che state usando adesso e basta. E quindi questo mi ha permesso di non avere nessun filtro rispetto a quello che stava succedendo. Poi non è l'unico modo per forza, però il fatto di essere meno persone può essere un vantaggio, insomma, da un punto di vista proprio di autenticità. Poi rispetto al pubblico, appunto, io sono profondamente contrario a quello che per esempio ha detto Sorrentino rispetto alla qualità, cioè che le persone, se riesco a interpretare bene quello che ha detto, vanno al cinema per trovare 2 ore, no, in cui lasciare andare la loro vita, perdersi dentro la sala. Ecco, io penso che anzi, quanto più scomoda io riesco a rendere la poltrona allo spettatore, tanto più ha senso fare cinema, perché è giusto che ci siano i film tranquillizzanti, quelli che ti fanno passare 2 ore di stacco rispetto alla tua vita, ma uno dei valori, secondo me, anche politico del cinema è quello di metterti in una posizione scomoda, metterti a confronto con te stesso rispetto a questioni scottanti, rispetto a te stesso, e fare dei movimenti, non rimanere lì fermo sulla sedia. E quindi uno dei miei propositi è quello, però parto facendolo assolutamente da me. Quando ho fatto il viaggio con mio fratello nel primo di questi film, quel viaggio ha voluto dire qualcosa prima di tutto per me, e poi qualcosa è arrivato anche, credo, allo spettatore. Se si muove qualcosa dentro di te, io sono quasi sicuro che questa cosa in qualche modo arriverà allo spettatore. E durante le proiezioni è stato sempre difficile mostrare queste cose perché ti metti abbastanza a nudo, però la risposta del pubblico è sempre stata sconvolgente, nel senso che chi poi accetta di stare scomodo sulla sedia in qualche modo poi ti ringrazia di questo, perché alla fine questa scomodità porta a qualcosa. Quindi ho sempre visto gratitudine, mai giudizio da parte delle persone. Poi magari vanno a casa e giudicano, però lì per lì ho sempre visto cose belle. Quindi, anche se non è facile vedere questo tipo di film così intimi, così vicini all'intimità di qualcun altro, che non fanno altro che metterti allo specchio anche, perché tu vedi me mentre sto avendo una discussione, ad esempio, molto, molto, molto accesa con mio fratello, oppure vedi me e mia moglie mentre stiamo tentando di capire quanti ovuli sono stati fecondati durante la fecondazione assistita, ed è una telefonata al posto in cui facciamo questo procedimento che dura più di un quarto d'ora nel film, e tu sei lì con noi. Però se sei lì con noi, sei lì anche con la tua voglia di avere un figlio, riuscirci, non riuscirci, cosa vuol dire per te, quindi muove abbastanza, non è solo il fatto di potenzialmente spiare la vita di qualcun altro, che quello è meno interessante, anche se magari può essere la chiave di accesso, però è che muove qualcosa dentro di te, spero. In questo caso, in questo cortometraggio non c'è la lunghezza adeguata,
per portarti all'inferno come negli altri due film, ma nell'inferno che abbiamo vissuto noi, ma forse si rimane un pochino più in superficie, però secondo me si riesce a cogliere la sfida appunto di raccontare cosa accade dentro la testa di una persona o che vuole un figlio o che ha mal di testa da tanti anni spesso. Non è solo il fatto di trasformare qualcosa di privato in qualcosa di universale, che quello è un passaggio, però secondo me ogni bel film ha un punto di vista molto molto ristretto. Quanto più bello il film universale diventa, tanto più il punto di vista da cui guarda è ristretto, secondo me, o perlomeno quelli che mi sono piaciuti di più. Però poi si tratta nella massa, nel magma di quello che ti si muove davanti nella vita, si tratta poi di metterlo in una forma. E lì il passaggio fondamentale, io per esempio lo faccio al montaggio. E l'espediente che utilizzo durante le riprese è quello di non avere espedienti, nel senso che la grossa fatica che ho fatto, perché poi il primo film che ho fatto con mio fratello, avevo già più di 35 anni, quindi facevo video già da 10 anni, era di regredire a un livello primitivo in cui tutta la tecnica non aveva più valore. Per cui ho cercato di fare pulizia dentro la testa e di mettere al centro la relazione con lui e quindi di non preoccuparmi di tutto quello che era l'aspetto tecnico. Ed è pazzesco perché chi non ne capisce niente di linguaggio, quella cosa non la vede neanche. Nota invece il fatto che al centro c'è l'autenticità del nostro rapporto. Poi questa magia, diciamo, finisce al montaggio dove devi dargli una forma. E io ci tengo che questa forma sia quanto più classica possibile. Cioè, mi aggancio completamente ai tre atti classici o ai punti di svolta, quelli che si usano nella sceneggiatura quando si scrive, i turning point, no? Nel senso, i colpi di scena, cioè mi aggancio completamente a qualcosa di classico, perché secondo me se ci sono nella narrazione questi momenti di svolta, poi chiunque può seguire la storia e può arrivare anche a digerire una camera che si muove in maniera anche mi ricordo un'inquadratura del primo film in cui ce l'ho al collo, quindi immaginate che inquadratura può uscire se uno ha questa telecamera con quella tracolla che dondola così. Eppure, avendo l'accortezza di curare abbastanza bene l'audio, che è fondamentale invece, iscrivendo questo in un percorso di montaggio di narrazione classica, la cosa viene digerita e anche capita. E quindi passa come qualcosa di molto istintivo e molto autentico ed è quello che mi propongo di fare. Cioè, in realtà durante le riprese la cosa più difficile è dimenticarsi di fare le riprese per me. E poi tutto questo dimenticarsi diventa un incasellare dentro un processo di narrazione classica quello che mi ero dimenticato di fare. Per cui poi questa per me è la parte difficile, cioè avere tutta una educazione anche tecnica che mi devo dimenticare nel momento in cui faccio le riprese, che faccio un gioco, provo a dimenticarmi, non per forza devo, però provo a dimenticarmi per raggiungere un grado di autenticità che mi permette anche di svelare alcuni trucchi del cinema industriale. Per esempio, io provo a non a raccontare senza utilizzare i controcampi, perché il controcampo secondo me è l'emblema dell'artificio cinematografico, perché prevede che io parli con te e quindi venga ripreso, poi si stoppa, si cambia inquadratura e si vede te fare così con la testa, no? Come quando ci sono le interviste in televisione dei giornalisti, no? Che vedi questi che fanno così, e sono state fatte alla fine dell'intervista. E
appunto non mettere controcampi mi permette anche di svelare alcuni trucchi del cinema industriale che prevedono che in una situazione organizzata in cui mettiamo delle luci e ci si dice a degli attori di dire quello che abbiamo scritto, chi vede pensa che sia vero. Ecco, io cerco di andare totalmente da un'altra parte. C'è una situazione non scritta, non prevista, ti faccio vedere che io il controcampo non riesco a farlo, perché se lo facessi metterei in moto tutto quello che è la massima finzione per dare a te l'impressione di realtà. Cerco di andare in un'altra direzione. Poi i feedback sono anche di non per, cioè sono molto positivi e molto intensi da parte di alcune persone. E anche molto negativi da parte di chi vede il cinema come qualcosa che non ti deve mettere a contatto con i lati oscuri di te stesso. Chi reputa che questo sia sbagliato è un grosso avversario di questo tipo di cinema. E quindi, cioè, nel senso, se fai in questo modo, è difficile anche prendersi la responsabilità di avere anche dei feroci avversari, insomma.